preso due gol stupidi, abbiamo preso due gol evitabili su situazioni a noi favorevoli e ci ha complicato un po' le cose. Poi la squadra per me ha fatto una buona partita, forse doveva creare qualche palla gol in più, però abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, nel senso del gioco. Poi ho detto, se regaliamo poi si complica, perché poi questa squadra è forte, il Brescia è forte. Forte nell'individuale, forte nell'organizzazione, hanno giocatori importanti e perciò dopo è difficile rimetterla a posto, nonostante uno provi, i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Poi magari loro stavamo un po' crescendo, abbiamo fatto un altro errore, alla fine magari potevamo fare un forcing in finale per pareggiarla, ce la siamo complicata ancora, abbiamo fatto un altro errore, siamo andati sotto 0-2. Dobbiamo fare i conti intanto con questi errori, cerchiamo di migliorarli, però poi ci ricadiamo. Se quando sembra che siamo cresciuti sotto questo punto di vista, ci ricadiamo. Spero che sia stata la pausa, che era la prima dopo le vacanze di Natale, perché spero che di non ripercorrere l'inizio stagione quando parlavamo di questo. Poi dopo abbiamo parlato di meno, spero che sia l'ultima partita dove per farci conto devono far di più, gli avversari devono far di più, perché così troppo facile, a volte è facile, noi fatichiamo per costruire, per fare un gol, però ho detto la squadra non ha mollato, io ragazzi ho fatto i complimenti per l'atteggiamento, pure se 0-2 in casa poteva essere un crollare, comunque hanno continuato a fare, a provarci, perciò ragazzi dico bravi sotto questo punto di vista e mi arrabbio ancora di più, perché è un lavoro fatto bene, i ragazzi ce la mettono tutta, viene rovinato a volte da situazioni stupide. Perciò il rammarico è questo. Gioca tre quarter. A me è un bel giocatore, ho visto. E Vlad nel traffico lì si è cavato, per me non ha fatto male. Vogliamo far meglio, ma per me non hanno fatto una brutta partita, sicuramente. Difficile dalla brutta di salute. Sadik ha fatto un'ottima partita, ma tanto nelle gambe, con pause, perché i recuperi ancora per lui sono lunghi, però per me ha fatto una buona partita, quando crescerà lui avremo un'arma importante davanti. E comunque è un attaccante che fa reparto a volte anche da solo, tiene in apprensione la difesa, ha un uno contro uno, alto, tiene palla, a me è piaciuto. A proposito dell'attacco, crede con il rientro di Melchiorri di poter gestire un po' meglio i movimenti sotto tre quarti che è apparsa oggi un po' bloccata e di liberare anche un po' Vido, apparsa un po' anche un po' sacrificato, forse troppo a centrocampo? Ma veniva a raccordare un po' di più, però per fare superiorità a volte, ma a volte poi si doveva trovare davanti. Ma Federico ci dà un'alternativa importante perché il gioco per noi è fondamentale. E poi vedremo chi sta meglio gioca. Una volta che abbiamo tutti a disposizione, le partite, l'allenamento, ogni cosa dirà chi sarà titolare, chi giocherà la domenica seguente. La partita si è messa male subito, perciò dovevamo un po' più spingere e magari Pierre è meno propenso a spingere, allora l'abbiamo cambiato per questo. Se fossimo passati in vantaggio noi sicuramente avrebbe fatto una partita diversa, perché loro sarebbero dovuti venire più loro che noi da loro, perciò fino al primo tempo ho preferito cambiarlo. Ti preoccupa un po' il fatto che questa squadra anche quando costruisce non segna abbastanza per quanto fa? Ma la squadra è una squadra che sì, magari segna poco, perché creiamo, magari abbiamo dato alcune oggi un po' meno, abbiamo avuto, però quella che abbiamo avuto chiara. Fa fatica a far gol, però dai, vediamo Federico che ritorna, Sadik che crescerà, abbiamo Luca Vido, Verre, che comunque Verre una mezz'ala adattata a parte del tre quarti ha fatto comunque tanti gol, soluzioni ce l'abbiamo, speriamo che di farne di più, perché ho detto noi per far gol facciamo più fatica degli altri, gli altri fanno meno fatica, facciamo, perciò speriamo di trovare qualche gol in più.